Con l'intelligenza artificiale dovremmo cambiare lavoro, ma ci divertiremo di più. Personalmente non sono molto preoccupato di quello che sembra invece essere il fuoco di tante film e romanzi di fantascienza, di computer che diventino dei tiranni o computer cattivi, diciamo. Da questo punto di vista sono ottimista. Quello di cui invece sono preoccupato, credo che sia una preoccupazione molto seria, è quella dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui posti di lavoro. È una situazione interessante perché è un problema non tecnologico, è un problema politico e sociale, tra più di ingegneria sociale. Immaginiamoci una società in cui il costo dell'energia è basso, in cui le macchine rimpiazzano tanti dei lavori e la società, come nel suo totale, produce quanto prima, anzi di più, per cui non è più povera di prima. Bisogna semplicemente trovare un modo per, diciamo, riciclare la ricchezza della società che non è cambiata nelle mani di questi individui che prima avevano lavoro e che adesso non ce l'hanno. Ci sarà spazio per tanti lavori più creativi, molta più gente che fa quello che gli piace e che piace ad altra gente e che ha la libertà di farlo perché ci saranno le macchine che fanno invece i lavori più noiosi e meno creativi. Questa è un po', diciamo, una visione molto, molto ottimista del futuro, ma credo che potremmo benissimo realizzarla se non facciamo come società degli errori grossi.